Partita la macchina organizzativa per l'edizione 2023 del premio Massimo Troisi, osservatorio sulla comicità, organizzato e promosso dalla città di San Giorgio a Cremano e finanziato dalla regione Campania. La manifestazione è stata presentata al Palazzo Santa Lucia di Napoli, sede della regione, e vedrà nuovamente la direzione artistica di Gino Rivieccio. Parliamo di un calendario ricco di eventi che si terranno dal 26 giugno al 1 luglio 2023 nello splendido parco di Villa Bruno. Il commento di Gino Rivieccio. Troveremo Mario Biondi, che insomma stavamo parlando di un grandissimo artista, grande cantautore per la prima volta a San Giorgio a Cremano. Parliamo di Dick Dick, Tony Tammaro, e parliamo di Stefano De Martino, che è l'artista del momento, gli attori di Mare Fuori, quindi abbiamo dovuto conciliare due tipi di gusti. Nella serata di apertura da segnalare la presentazione del libro Troisi 70, che si lega alla celebrazione dei 70 anni dalla nascita dell'indimenticato attore comico. Il premio Massimo Troisi va avanti fin dal 1996, a due anni dalla scomparsa del grande attore e regista nato a San Giorgio a Cremano. Alla conferenza stampa anche il presidente regionale Vincenzo De Luca ed il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Parte San Giorgio a Cremano, questo festival dedicato a Massimo Troisi. Abbiamo un motivo in più per finanziare questo festival. Penso che Massimo Troisi sia ancora vivo, fortemente nell'identità cittadina sangiorgese e partenopea più a largo raggio, e quindi penso che sia qualcosa di importante continuare a ricordarlo.